la sera e puntata Movimento 5 Stelle. Le interroghiamo noi, facciamo l'intervista a noi stasera. Come no? Voi ci intervistate e noi non possiamo intervistare. Ecco, ma una domanda squadra, una domanda sola. Qual è la notizia che sta uscendo oggi, questa sera, di quello che è avvenuto oggi in Parlamento? La notizia è che Berlusconi ha vinto, la sua strategia è stata vincente. E sul golpe, sulla parola? No, golpe no. La democrazia c'è, si trovano gli accordi, la democrazia si trova gli accordi, no? Tu puoi anche farti dire fanculo adesso e ci sta, lo partecipa, però il discorso è: sei in un Parlamento, sono schieramenti divisi, voi avete provato una mossa strategica anche intelligente di prodottare un personaggio certamente che non appartiene al concetto di Grillo, avete piazzato un uomo forte che gli ha messo in difficoltà il sistema. Poi gli accordi politici hanno portato la Napolitano, quindi ci sta, sai cosa la democrazia ci sta, golpe è una parola che io non posso accettare. Voi dovete, golpe non è una parola, la capisco tra virgolette, è una forzatura di Grillo, è una forzatura. E devi essere intesa come una forzatura, soltanto che in televisione. Però in questo momento golpe... Io sarei, cioè oggi in questo momento devo usare il linguaggio, è pericoloso usare il linguaggio forte, bisogna essere moderati nei linguaggi, poi tu sei incazzato e ci sta, e lo capisco, però visto che noi stiamo facendo una serie di interviste, l'unica domanda che ci fanno è perché golpe? Senza stare a puntualizzare che veramente succede. Dal punto tuo ci sta. Però io sono per l'uso delle parole appropriate. Golpe mi fa venire in mente la dittatura. Va bene, ma è un virgolettato. Sì, però voi avete, c'è una grande espressione di democrazia. Quindi non mi potete usare parole così. Cioè, su questo non mi trovo d'accordo. Poi lo capisco perché si va oltre la parola, no? È chiaro. È una forzatura. La dialettica da parte la parola, i titoli dei giornali, esatto. Però in questo momento bisogna essere più calmi, perché come vedi qui c'è un grande rispetto di tutti. No, ma in tutta l'Italia questa situazione non è solo qui. Come sarà? Una domandina, lei com'è entrato in TV? Telefonando al centralino Rai, come sanno tutti. Non tramite un politico? No, l'unica storia che è agli atti di tutti sono le decine di telefonate che ho fatto a un signore che si chiama Minoli, che dopo 6 mesi di telefonate per non ne poteva più di questo Giletti, e la sua segretaria, perché io non riuscivo a parlare con Minoli, e la segretaria mi diede un appuntamento. Passarono altri 6 mesi di colloqui e sono arrivato a fare un mese di programmista. Un mese di contratto, però me la giocai bene e me ne rifecero 3, me la rigiocai bene, mi allungarono di 1, poi sono entrato a Mixer, ma sempre come precario, non sono mai entrato, sempre stato un precario, però vai a leggerla la mia storia, io credo di essere uno dei pochi che è entrato, come ho detto anche in tante trasmissioni, avendo davanti sia destra che sinistra, presenti in studio, ho detto voi non mi avete messo né di qua né di là, quindi io sono da quel punto di vista, la tua provocazione non c'è, al Corriere di Calabria, chi sei? Vai in indagini, capisci? Quindi la politica non c'entra con me non c'entra niente, e forse anche per quello è importante sostenere chi è non figlio di... Ma tutti quelli che lavorano in Rai non sono tutti... No, non è vero, io mi ricordo quando ero... E come vengono assunti quelli in Rai? L'assunzione è molto diversa, è un percorso molto più complicato. Qual è? Ci sono dei concorsi per entrare come giornalista, quelli sono dei concorsi, sono sempre stabiliti, sono sempre stati fatti, adesso non li fanno neanche più perché non entrano più. I programmisti, che sono la base vera, vengono scelti per persone che si conoscono spesso e volentieri. Quanta gente mi manda curriculum? Io li prendo i curriculum, vieni a vedere la mia redazione. Quindi li assumi tu? Ognuno risponde, sono tanti gruppi di lavoro, la metà dei gruppi di lavoro sono fatti da persone che non hanno niente a che fare col sistema. Cioè sono gente interna che ha fatto un buccio di culo. Quindi così, la politica, oppure ragazzi fuori. La politica dipende, che c'entra? Nei telegiornali sicuramente si sa, nei telegiornali c'è questo rapporto. Quindi nei talk show no?
il talk show dipende dalle reti, però per fare questo discorso tu non ti devi basare su quello che ti dico io, perché io ti potrei dire la mia verità che mi fa comodo. Tu con questa telecamera vai dentro la mia redazione, vai a chiedere la storia singola di tutti quelli che lavorano. C'è quello che viene da Messina, c'è quello che viene da Ragusa, c'è quella che viene da Calabria. E allora lì hai lo spettro vero di chi è, il giornalista o la persona che arriva. Quindi perché adesso... se lo chiedi a me, dovresti andare a chiedere a chi sta da me. Entra con la telecamera, io te la apro e li vai a vedere. Questa è la forza anche dei programmi, tra virgolette, liberi. Esistono all'interno. A Ballarò c'è tutta gente che lavora, come questo collega qua, che lavorava con me 5 anni fa, 10 anni fa, adesso lavora lì. Per fare i programmi vincenti hai bisogno di, non di raccomandati, hai bisogno di persone vere. Vai a vedere quanta gente c'è da me, 10 persone. Cioè, non potrei avere raccomandati, capisci? Non lo sono stato io e non l'ho mai preso io. E devo dirti che in questo la RAI mi ha sempre lasciato scegliere. Come mai? Perché se tu hai le palle ti fai rispettare, scegli tu i tuoi uomini. Guarda che se vuoi vincere nella tua squadra, che poi è molto ridotta, deve avere gente invalida, non puoi accettare persone che non riescono a fare un cazzo. E sul lavoro devi immaginare, vedi, io sto qua stasera, domani è un programma, sono venuto venire a vedere. Io quindi ricapitolando, nel tuo programma le persone vengono assunte da te, giusto? No, sono pagate dalla RAI, non sono assunte da me, ma sono scelte da me. Sono scelte da me e dal mio autore facciamo ogni anno i colloqui. Arrivano i curriculum, ma non puoi far diversamente. Qui hai bisogno di gente che lavori. Il raccomandato da noi non funziona, perché durerebbe un secondo, perché non è abituato a lavorare. Ecco il problema qual è. Il problema è che è raccomandato, proprio perché è raccomandato, da me non viene, perché sa che ti fai un mazzo così. È una garanzia, però tu vieni con questa telecamera alla mia redazione, vai a chiedere la storia di ognuno e così hai la verità, se no è la verità di uno che, come me, che ovviamente non ti dirà mai se non è vero, ah no, da me non ci sono raccomandati, è la mia verità. Tu apri, uno che non ha paura, apre le proprie porte. Questa è la fortuna di avere uno che ti apre la porta, vieni dentro, martedì vieni da me, ti faccio trovare, te li vedi tutti, gli chiedi da dove cazzo venite. Questa è la verità. Perché lui vuole lavorare come io, vorrei portare il mio curriculum. Io ho bisogno di filmmaker, vieni a trovare, gli asiago uno, non questa settimana qua che vado sempre in giro, quello che viene dopo, dal 28. Vieni a trovare, però devi portarmi il curriculum. Ma tu hai votato 5 stelle? Non lo esprimo mai, io il conduttore non deve mai esprimere. Di Grillo perché secondo te l'hanno cacciato dalla RAI? Ma tu hai mai visto una mia puntata quando feci vedere il pezzo e dissi il grande coraggio di Grillo quando andò contro i socialisti che allora hanno il potere? Ecco, allora guardate i pezzi, la TV va guardata. Io ho fatto vedere tutto quel pezzo, ho detto guardate che quel periodo quando ha fatto quella roba lì ha pagato. Però nella TV le persone possono solo vedere, non possono interagire con la televisione. Questo è il mondo. Tu pensa se io apro un centralino ma arrivano i pazzi che mi chiamano dentro, cioè è più complicato. Però una chat in sovrappressione. Cioè Celentano un giorno è stato mezz'ora in attesa perché non credeva che fosse lui. Perché vedi, se apri la linea succede di tutto. È difficile fare lo scherzo. Ultima domanda, detto. Quanto prendi di stipendio? Dai. Vatti a leggere le dichiarazioni. Ti vergogni a dirlo? Vattelo a leggere, sì, di fronte a chi non ha lavoro, sì. Però io ho avuto il coraggio di dire quanto prendevo sul giornale. E anche quello lo puoi vedere in qualsiasi ora. Cerca Giletti, stipendio. Basta vederlo. Ok? Corriere di Calabria.